Sopralluoghi continui dalle coste alla montagna per avere un quadro preciso dei danni che l'ultima ondata di maltempo ha portato al Friuli Venezia Giulia. Un sorvolo in elicottero ha confermato le devastazioni di Grado, il cui renile risulta fortemente eroso. La prima area visionata era stata però quella di Lignano Sabbiadoro, dove la spiaggia ha mostrato importanti segni di erosione. Dall'alto i danni risultano più rilevanti ancora per l'arenide di Grado, come detto. Da lì il sorvolo nell'area demofanconese, dove una grande quantità di materiale spiaggiato occupa il litorale. Tracce pesanti anche nella zona di Barcola Trieste, lungo la viabilità che conduce al confine di Stato con la Slovenia, oltre che a Muggia, in zona Punta Sottile. Anche i danni in montagna sono rilevanti, dove la protezione civile è attiva già da diversi giorni per mettere in sicurezza viabilità e territorio a tutela delle comunità. Allora, i danni sono danni importanti, che secondo me perlomeno in parte determinano il ripristino di alcune situazioni precedenti a quello che è accaduto. Il problema vero è, in particolare sulle opere di protezione, se il ripristino di quelle condizioni sia sufficiente davanti alle condizioni nuove che abbiamo, perché noi stiamo assistendo a fenomeni sempre più frequenti e sempre più violenti. Quindi la domanda è, al di là di rifare le cose come erano, se rifarle come erano oggi è sufficiente. Questa è la vera domanda alla quale dobbiamo dare una risposta, e dobbiamo organizzarci per avere una risposta anche in tempi rapidi, che significa scelte, progetti, risorse e soprattutto procedure compatibili con i tempi per realizzare queste cose.